Ciao ragazze e ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video che sarà un esperimento. Dato che io, ma anche voi a questo punto, abbiamo passato insieme la maggior parte del 2020 in tuta e basta, ho passato un sacco di tempo su Pinterest, che come sapete io amo alla follia, e ho visto questa sfilza di ragazze super fashion con questi outfit meravigliosi e mi sono detta: dai, intanto, anche se insomma non si può uscire o la maggior parte di voi non può uscire, proviamo a ricrearne qualcuno. Se va bene, avrò qualche outfit pronto da sfoggiare in futuro, però questo video potrebbe essere un flop totale, che ci sta, quindi... Questo look che vi metto qui è il primo che cercheremo di ricreare. Mi piace un sacco, questo lo vedo molto spesso. In realtà l'ho salvato su più di una bacheca, se non sbaglio. Maglioncione bianco, gonna lunga, super comoda, marsupietto e sneakers. Cioè, due secondi e hai fatto. Ovviamente se ti sta bene. Lei sta benissimo, io non lo so. Tazza di Starbucks, ovviamente la mia è vuota, ma la utilizzerò soltanto per cercare di immedesimarmi in questa bellissima ragazza. Io ho questo maglioncione di Shein con il collo largo, è un pochino lungo, quindi non lo so. Gonna lunga, però al suo contrario è rosa. Rosa un po' cipria, un po' antico, però è bellissima questa. Come marsupietto ho deciso di mettere questo, che comunque non è né troppo grande né troppo piccolo. E come sneakers, solamente perché comunque il modello mi sembra il più adatto, queste qui della fila. Adesso proviamo tutto e vediamo se questo primo look ci può, eccomi, andare bene. Ta-dan! Questo è il primo look, non mi dispiace affatto. Poi ho anche le sneakers, la gonna un pochino più corta di quella che ha lei, però io, essendo bassa, preferisco lunghezze un pochino midi piuttosto che lunghe fino alla caviglia. Però sapete che io sono molto scrupolosa, quindi facciamo come fa lei. Lei ha due ciuffi, non ha la frangetta, prima cosa, però si lascia questi due ciuffi davanti, non sono mai uguali. E ha i capelli legati, non so come, però comunque legati, quindi noi facciamo una specie di chignon. La tazza di Starbucks è vuota ovviamente, però questo è il look completo. Lei ha le maniche rigirate, perché non ha freddo questa ragazza. Lei è la paladina del freddo. Ok. E poi fa un gesto tipo: oh mio Dio, non mi fotografate, tipo così. Noi facciamo così. Che poi io in realtà, come alternativa a questo maglione che è veramente grosso, avevo pensato anche a quest'altro rosa antico, che comunque è tono su tono e potrebbe stare bene, è un pochino più corto. E quindi adesso sapete che facciamo? Proviamo anche lui. Questa invece è la versione con il maglioncino più chiaro, ovviamente la tazza c'è sempre, però fatemi sapere se preferite la versione con il maglioncino bianco oppure questa qui tono su tono. Io... forse adesso che ci ripenso, preferisco la prima. Ragazzi e ragazze, non è un mio video se non c'è qualche intoppo. Ovviamente questo outfit è andato completamente fuori fuoco e io non me ne sono accorta. Ma in realtà ad un certo punto mi è caduto il cavalletto con tutta la videocamera e forse essendo ancora il rec ha messo a fuoco il pavimento e basta. Comunque, per il prossimo mi sono ispirata a questa foto total nude e ho scelto dei pantaloni in velluto chiari che avevo indossato anche per il look precedente, un maglioncino color crema e delle décolleté avorio, tutto preso da Shein, ed anche degli orecchini a cerchio. Il look, vi faccio vedere, ho messo anche gli orecchini, ho fatto la coda bassa e questo è il risultato. È molto elegante e forse lo preferisco con questi pantaloni perché hanno la zampa molto larga e le décolleté stanno ancora meglio. Mi metto nella sua stessa posa, molto tipo, cosa vuoi da me? Tipo così, guardo da una parte con gli orecchini bene in vista. L'unica cosa, guardando la foto, è che lei effettivamente ha dei pantaloni che cadono ancora più stretti sulla gamba, quindi sì, forse quelli di Zara sarebbero andati ancora meglio, dato che io poi faccio il risvoltino. Mi sa che ho messo il maglione al contrario.
Il prossimo outfit è intramontabile perché si tratta del Total Black, indossabile da chiunque in qualunque occasione, dalle alte e dalle basse come me. E qui abbiamo un maglione semplice a collo alto. Io ho questo qui sempre a collo alto, però la trama, mi avvicino, la trama non è proprio liscia come il maglione che sto indossando adesso. Poi pantaloni neri, e qui indosserò quelli di Zara. Borsettina nera super semplice, in questa foto c'è la tracollina molto fine, ma chi se ne frega. Noi utilizziamo questa qui, anche lei con la tracollina abbastanza spessa, che a me personalmente piace, con questa trama un po' particolare che stacca poi dal Total Black. Se poi guardate le scarpe, voi avete già capito quelle che sto per farvi vedere. 3, 2, 1. Sì. Ok? Riutilizziamo queste, voglio dargli veramente un'altra possibilità. Lo so, oggettivamente non sono belle, però a me affascinano, non so come dirvi, ma se le odia. Ma proveremo a salvarle per poterle magari sfoggiare fuori con questo Total Black. Ora mi cambio, quindi dal Total Nude passo al Total Black. Il maglione che a lei scende molto più dritto rispetto al mio, che è bombato, ma non ho capito se lo mette dentro o fuori. No, è fuori. Peccato, perché la vita è la cosa più bella di questi pantaloni, perché sono fantastici, sono sempre modello Zara, perché fasciano e poi accompagnano benissimo le forme, quindi è veramente un peccato. Le porta la borsina in questo modo, cioè la tracolla proprio ciaoni, è come se non ci fosse, ma con gli occhiali da sole sarebbe ancora meglio. Cioè, tu esci di casa, ti ritrovi i paparazzi di fuori, perché questo look è troppo carino, sembra che tu ti debba nascondere da non si sa chi. Anche questo look mi piace un sacco, soprattutto con queste scarpe. Io di solito quando mi vesto Total Black scelgo delle sneakers bianche, ma è quest'ultimo look, quest'ultimo outfit, che potrebbe essere, dico davvero, un flop totale, perché non l'ho mai provato. E tra l'altro è un outfit che sta spopolando un po' ovunque, io lo sto vedendo veramente dappertutto, anche su Instagram. E trattasi della tennis skirt, quindi gonna molto corta a pieghe, felpa e sotto camicia. Io non ho mai provato questa cosa, motivo per cui potrebbe essere un flop, perché come gonna non ho nulla. Ma sono andata a scegliere questa qui, questa salopette di Ecopelle. Mi credete se vi dico che non l'ho mai provata? Cioè, quindi non so nemmeno a che lunghezza mi possa arrivare. Poi camiciona super larga, ovviamente bianca. Come felpa lei nella foto ne ha una Dior, e io invece come unica felpa poi a girocollo nera ho questa qui dell'Adidas. Questa ce l'ho veramente da 5-6 anni ed è bellissima. Quindi andiamo a mettere tutto quanto insieme e vediamo come mi sta, ma non ho grandi aspettative. Questo è il risultato dell'ultimo outfit. Io in realtà dallo schermino non riesco a vedermi, però la gonna era troppo lunga, quindi ho messo una cinta e quindi l'ho accorciata. La felpa la sento un po' grossa, non lo so, che ne pensate? Per quanto mi piaccia questo stile, non mi sentirei sicura ad uscirci fuori, ve lo dico sinceramente, però troppo carino. Magari con un pantalone nero tipo quello di Zara, un pantalone di Ecopelle, una gonna un pochino più lunga, ci potrei pensare. La parte sopra non mi dispiace. Se non sbaglio, qualche anno fa avevo messo proprio una camicia con questa felpa. Comunque, i vestiti sulla Rella sono finiti e anche questo video spero che vi sia piaciuto. Mettetemi tanti like, così farò la seconda parte e magari scelgo qualche outfit un pochino più particolare, così ci divertiamo anche di più. Io vi mando un bacione, ci vediamo domani con un nuovo Vlogmas. Ciao! E adesso un po' di bloopers. Ah, la tazza di Starbucks devo poi vendere, così va meglio, però non lo so. Ripensandoci, preferisco no. Rifacciamo. Madonna, ragazzi. Quindi io ho pensato a... Ma già, cade tutto. Cioè, questa è proprio della serie paparazzi. Magari messo dentro è anche meglio. Poi lei porta la borsina. Oh mio Dio, non mi fotografare tipo così. Mi metto nella sua stessa posa, molto tipo, cosa vuoi da me? E poi delle scarpe che voi tutti avete odiato.
Mi capo, ho messo il maglione al contrario.